Benvenuti ad una nuova puntata con l'appuntamento Lab 42. Come sapete è un appuntamento dedicato alla bellezza ma soprattutto alla salute. Lo facciamo grazie alla titolare dei centri Lab 42, Jessica Altieri. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te, buonasera. In studio anche il dottor Riccardo Midolo, medico estetico. Grazie dottore per la sua presenza. Buonasera. E come sempre Jessica abbiamo una paziente, una testimonianza davvero molto preziosa oggi qui con noi, Patricia. Grazie per Buonasera. essere qui. Buonasera. Allora Jessica, per capire un attimo, anche ormai ti conosciamo, abbiamo parlato ampiamente del metodo Lab 42, però vorrei ricordare anche ogni tanto ai nostri telespettatori che tu stessa in passato hai sofferto, hai avuto problemi di peso e sei riuscita da sola, ovviamente aiutata da medici, a perdere peso, però non sentivi tutta questa completezza, possiamo dirlo. E per questo è nato il metodo Lab 42, voglia di Ma spiegarci? io, come ho sempre detto, il mio lavoro è anche una passione, quindi è qualcosa che amo fare a prescindere perché un po' l'ho vissuta effettivamente su di me da un percorso sin da piccolo, insomma, del problema di peso, proprio per un discorso anche un po' familiare. E quindi questa lotta al peso continua, dieta yo-yo, perdo, poi recupero, poi durante la gravidanza 40 kg aumentando di 40 kg, quindi in un anno ero riuscita comunque a smaltirli, ma poi la difficoltà a mantenerli, quindi doversi sempre in qualche modo ricercare il professionista che ti supportasse per la dieta, poi cercavo il personal che mi supportasse nell'attività fisica, poi all'interno del mio, ai tempi, centro estetico, il trattamento. È chiaro che diventava oltre che dispersivo, ma anche proprio economicamente importante. Quindi pian piano la mia idea è sempre stata quella di portare nella mia esperienza, anche con la mia esperienza all'interno dei miei, ai tempi, centri estetici, proprio tutta una trasformazione che negli anni ha fatto sì che Lab 42 è diventato a tutti gli effetti un ambulatorio. Quindi sono i nostri sono ambulatori di medicina, estetica e nutrizione con direttori sanitari che quindi rispondono anche in qualche modo di quello che avviene all'interno degli ambulatori, danno delle direttive per quanto riguarda l'operatività dei colleghi e il controllo assoluto nel metodo di Lab 42. E quindi veramente la necessità di riuscire a dare al paziente che si reca da noi una risposta completa, dove quando si affidano a Lab 42 possono in un'unica realtà trovare il professionista in nutrizione, il medico estetico, lo psicoterapeuta, perché anche questo è un aspetto importante da non sottovalutare. Lo specialista, abbiamo visto, abbiamo parlato di disbiosi intestinali perché in tanti casi è causa di sovrappeso, perché è il secondo cervello, insomma, del nostro corpo. E quindi l'unione di tutti questi professionisti, la forza di unire l'estetica, che una volta era estetica, oggi è medicina estetica, ha fatto sì che Lab 42 oggi è davvero una realtà medica diversa, più completa, e la mia esperienza oggi insegna davvero che questo è importante. Ecco, torniamo a parlare oggi in previsione dell'estate, della prova costume, del dimagrimento localizzato per perdere i famosi centimetri su fianchi, pancia e glutei, quelli che ci danno più fastidio da vedere, l'adipe localizzato. Jessica, ne abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo parlato della LESC, oggi parleremo invece di cavitazione, lo facciamo insieme al dottor Riccardo Midolo. Dunque, la cavitazione, a differenza della LESC, è un trattamento che non è invasivo per niente, in quanto utilizza un manipolo da cui vengono emessi degli ultrasuoni, e questo manipolo viene passato proprio sulla zona cutanea dove vi è l'accumulo adiposo. Il trattamento dura circa una trentina di minuti, a seconda poi di quante zone vogliono essere trattate. In cosa consiste? Consiste appunto nel sfruttare le onde degli ultrasuoni per andare a impattare le cellule adipose, così la cellula adiposa si rompe, viene rotta la membrana della cellula adiposa e il grasso che vi è contenuto all'interno fuoriesce. Quindi abbiamo una diminuzione di volume degli adipociti, e ovviamente se con la diminuzione del volume degli adipociti si ha anche una diminuzione di volume generale, quindi della massa grassa che viene trattata. Si consiglia, prima di effettuare il trattamento, di idratarsi molto nei giorni precedenti, in modo tale che vi è più acqua nel corpo e viene sfruttato quindi le particelle di acqua del corpo per poter andare ad amplificare la potenza degli ultrasuoni.
Un'ulteriore accortezza che facciamo in studio, in ambulatorio, è quella di andare a fare delle microiniezioni di acqua fisiologica sterile prima del trattamento, in modo tale che abbiamo proprio anche in loco dell'acqua che appunto andrà ad amplificare la potenza delle onde a ultrasuoni, che riescono ad andare così anche ad agire più in profondità, quindi ad agire proprio sul grasso ancora più profondo. Ecco, il numero di sedute consigliate in questo caso? Dipende sempre un pochino dalla zona e dalla quantità di grasso. Il protocollo ne prevede circa una decina e si chiede di effettuarle una volta a settimana, quindi ogni 7 giorni un trattamento per circa 10 volte. Poi ci sono pazienti che reagiscono molto più velocemente e già magari a metà trattamento, quindi dopo 5-6, si è ottenuto già un buon risultato, e allora poi vengono fatte magari più dilazionate, non proprio una settimana, ogni 2 settimane per avere una sorta di mantenimento. Ci sono pazienti dove invece magari se il grasso è un po' più ostico da sconfiggere, prolunghiamo un pochino il trattamento. Bisogna sempre ricordare che con la cavitazione si riesce a ottenere un ottimo risultato, ma deve essere affiancata sicuramente all'alimentazione e all'attività fisica. Altrimenti, se il paziente pensa che tramite un singolo trattamento di riuscire a risolvere i suoi problemi di adipo localizzato, onestamente è molto difficile, perché se poi una volta che è uscito dai nostri ambulatori si mangia il cioccolatino, concede vizi diciamo extra da quelli che sono di una corretta alimentazione, quello che viene fatto in ambulatorio viene poi infranto con un accumulo di calorie non consigliato. Ecco, da quello che ho capito lo sgarro ci può stare, non è che la dieta sia sempre rigida, però sicuramente nella quotidianità bisogna essere molto bravi, dottore. Io quello che dico sempre alle pazienti è che i primi 2 passi, prima di intraprendere un trattamento che poi porterà a un risultato efficace, sono l'alimentazione e l'attività fisica. Da questi qua, questi sono proprio la base da cui partire. Dopo si possono mettere insieme altri trattamenti, che possono essere appunto la cavitazione, la carbossiterapia, la radiofrequenza. È ovvio che non è che deve essere proprio una cosa ferrea la dieta, perché se ogni tanto il paziente vuole concedersi diciamo uno svago, se lo può concedere, però che non sia nella quotidianità. Comunque poi i nostri pazienti sono seguiti benissimo dai nostri nutrizionisti, i quali danno degli ottimi consigli, e anche loro insomma si va a mediare una dieta più equilibrata possibile a seconda anche delle necessità del paziente. In quale parte del corpo si può lavorare con la cavitazione? Si può lavorare sull'addome, sui fianchi e a livello della regione glutea. Questi qua sono i punti più utilizzati, dove è anche più efficace il trattamento. Poi si può fare anche l'interno coscia o anche le braccia, però diciamo che le zone più richieste sono addome, fianchi e il sottogluteo, quindi quella regione protrocanterica, o conosciuta anche come colonna de cheval. Ecco, da quello che ho capito non è un trattamento doloroso, invasivo? No, per niente, si sente solo un pochino di calore durante il trattamento e poi se prima vengono effettuate delle microiniezioni di acqua fisiologica appunto per potenziare le onde ultrasuoni, il fastidio delle piccole punturine. Però per quei 30 minuti il massimo che si sente è un leggero calore. Ecco, Jessica, Lab42 cerca di proporre una soluzione ad ogni inestetismo, soprattutto perché a volte perdere 4-5 kg rispetto magari a perdere 30-40, anche se sembra una cosa esagerata da dire, però è più difficile. Sicuramente chi accumula 4-5 kg probabilmente ha una vita non del tutto sana, ma nemmeno così sbagliata. Magari delle volte insomma lì si accumula senza volerlo, con l'età, col tempo, col lavoro che ti porta ad essere molto sedentario, e quindi è chiaro che sono chili veramente delle volte più difficili dei 30 kg di chi deve affrontare un problema molto più importante. La cosa da dire che fa la differenza è che per perderli dove uno li va ad accumulare, perché spesso 4-5 kg sono molto localizzati, non sono mai in maniera generalizzata, non basta una dieta. Qualsiasi dieta si faccia, non è che io dico la dieta perdi chili dove voglio, perde peso. Se uno perde tramite una
un'alimentazione del peso. Il peso non è fatto solo da grasso, è fatto da grasso, da muscolo, da acqua, intra ed extracellulare. Quindi noi innanzitutto non l'abbiamo detto, ma quando si presenta da noi il paziente viene sempre fatta una prima visita che noi offriamo comunque gratuita, e nel momento in cui ci si diciamo poi affianca al nostro metodo viene fatta una bioimpedenziometria, perché è importante sapere anche il peso di questa persona, che peso è, cioè questa persona com'è fatta, a parte vederla e capire che c'è un accumulo, sapere effettivamente la percentuale. Ed è molto bello ripetere poi questo esame a distanza di un mese e andare a vedere che magari 2 chili persi, visibilmente sembra che ne abbia persi molto di più, ma perché si è perso magari del grasso, che non è semplicemente la stessa cosa che perdere peso. Quindi sicuramente quando ci si pone da Lab 42 per un problema localizzato va fatta un'analisi importante del peso di queste persone, e in questo caso oggi è qui con noi, appunto, qui con noi Patricia, che si è recata da noi perché aveva accumulato 4-5 kg forse nell'arco del tempo. Io conosco Patricia da 30 anni, è sempre stata magra, non ha mai avuto problemi, poi sicuramente anche lei, come tutte, ovviamente gli anni vanno avanti, si superano i 40 anni, quindi non si è più giovanissime, ed è chiaro che con uno stile di vita completamente sedentario come il suo, con un lavoro tutto il giorno ferma in piedi, è chiaro che senza volerlo, poi la regola alimentare non l'ha mai avuta perché non ha mai avuto problemi, però ci si è trovata con 5 kg in più. Bene, non è facile perderli, magari ci si prova, spesso li si perde, poi li si recupera, spesso non li si perde dove si vuole, e quindi Lab 42, ripeto, ha la forza di unire più cose a far sì che si dia un risultato completo da tutti i punti di vista. Ecco, soprattutto adesso voglio chiederlo anche a lei, però certo, l'abbiamo detto più volte che non è che superata una certa età uno debba dire basta, adesso non c'è più niente da fare, no, anzi abbiamo visto che i risultati ci sono, abbiamo avuto anche qui in studio pazienti di 70 anni e i risultati sono ben visibili. Vorrei chiedere proprio a Patricia come mai hai deciso, perché so che la conoscevi da tanti anni. E hai deciso di avvicinarti al metodo Lab 42. Sì, allora mi sono decisa perché avevo questi 4-5 kg in più che per molte persone magari sono pochi. Il problema di questi 4-5 kg è che nonostante avessi provato svariate diete, nonostante mi fossi iscritta in tutte le palestre possibili, io non ero costante e non riuscivo assolutamente, anche se riuscivo a perderli, non riuscivo poi a mantenere il peso. Io vedevo sempre le pubblicità di Jessica sui social e sui giornali, finché un giorno mi sono decisa di ricontattarla dopo quasi 20 anni che non ci conoscevamo, che non ci vedevamo più, e per chiedere appunto cosa potevo fare per perdere questo peso. Sono andata a fare una visita, sono andata nel loro ambulatorio, mi hanno accolto benissimo, è come una grande famiglia, e mi hanno fatto l'esame che diceva Jessica, che non riesco a pronunciare, quindi mi hanno calcolato, no. Lo ridici tu se mai, la massa grassa, l'acqua e la massa magra, e da lì è partito tutto i trattamenti che mi hanno proposto, abbinati sempre a una dieta, anche a volte settimanale, quindi io da loro sono stata seguita settimanalmente, e per un incostante come me è una cosa importantissima. Certo. Il tuo problema era localizzato in quale punto? Soprattutto l'addome, cosce e glutei, ma soprattutto l'addome. Quindi com'è stato poi? Qual è stato il percorso che ti ha aiutato? Allora, il percorso è iniziato sicuramente con l'alimentazione, che come ti dicevo veniva svolta anche settimanalmente, anche ogni 15 giorni, e poi abbiamo iniziato con il trattamento QD, che è un fango caldo che aiuta a drenare, e con la cavitazione. In aggiunta poi altri trattamenti come la carbossiterapia e la mesoterapia. Ho fatto un po' un bel percorso, è quasi un anno che vado infatti da loro. Quindi questi risultati comunque sono stati raggiunti in breve tempo, se vogliamo vedere Jessica. Patrizia viene da un anno, ma ormai di fatto è arrivata al suo risultato in pochi mesi. La cosa che forse ha voglia di raccontare lei e che mi fa piacere è sentire dire che per la prima volta lei ha raggiunto un obiettivo
in un breve tempo, ma l'ha anche mantenuto. È vero che lei adesso viene anche proprio perché, come ho già detto, diventiamo un punto di riferimento, perché ci si sente sempre seguiti e monitorati, e tante volte sul paziente che arriva a non avere la forza di mantenere nel tempo la propria costanza, il fatto di sapere di venire lì una volta perché si fa la terapia, una volta anche solo per fare un controllo e parlare con la nutrizionista, diventa un modo anche per loro stessi di mantenere nel tempo quello che è il risultato, che probabilmente, Patrizia, adesso non ricordo bene, però ha raggiunto davvero in 2 o 3 mesi. Sì, sì, pochissimo, un paio di mesi io avevo già perso i 5 kg. Cioè, voglio dire che le persone che poi decidono di fare la terapia iniziale, certo, aver raggiunto il risultato e decidono poi di non frequentare più, va bene lo stesso, rimane che noi consigliamo almeno una volta al mese di venire a fare un controllo anche solo nutrizionale, di peso, magari la stessa via impedenziometria, come diceva, per tenere monitorato quantomeno per un anno, per stabilizzare quello che era il risultato che si è raggiunto, proprio per evitare di ritrovarsi dopo 6 mesi e aver recuperato tutto quello che è stato fatto. Ecco, ho parlato di trattamento QD. Di cosa si tratta? Trattamento QD è una prerogativa ed è una caratteristica di questi prodotti che noi utilizziamo all'interno degli ambulatori Lab 42, pur essendo cosmetici, perché rientrano in una famiglia di cosmetici e quindi non farmaci, hanno comunque un altissimo, elevato principio attivo all'interno, che ci permette in qualche modo di arrivare sotto cute e di andare ad aumentare moltissimo la temperatura corporea nelle zone in cui noi vogliamo far aumentare proprio il microcircolo e aiutare l'eliminazione delle tossine. È chiaro che in una fase iniziale, soprattutto dove Patrizia quando è venuta aveva sì del grasso ma anche molta acqua, soprattutto extracellulare, aiutano tantissimo ad eliminare immediatamente questi liquidi che spesso uno elimina con una dieta le prime settimane. Lo si fa nel tessuto, cioè il liquido che noi abbiamo non è la stessa cosa quello che viene intrappolato nel nostro epidermide, e quindi questi trattamenti aumentano il metabolismo locale e aiutano tantissimo il drenaggio di queste tossine, per poi andare ad agire in maniera più localizzata con la cavitazione. E successivamente, per mantenere sempre una buona elasticità dei tessuti, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, carbossiterapia e radiofrequenza. Ecco, tra l'altro durante questo percorso è anche emerso un problema alla tiroide. Esatto, durante i mesi che ho frequentato Lab 42, che sto frequentando, è emerso questo problema alla tiroide, quindi le ragazze mi hanno sempre seguito anche sotto questo punto di vista, e la cosa interessante è che io sia riuscita comunque a perdere questi chili nonostante il problema alla tiroide, ma soprattutto che io sia riuscita a mantenerli, cosa che non mi capitava, non mi è mai capitato, sempre perché sono comunque sempre costantemente seguita da Jessica e dai suoi collaboratori, che non ti lasciano un attimo. Ecco, dottore, se la tiroide funziona poco, anche il metabolismo rallenta. Assolutamente, sì. La tiroide è fondamentale per il nostro metabolismo, e se la tiroide non funziona bene, il paziente si sente stanco, questo perché appunto il metabolismo è rallentato, e poi vi sono altri sintomi, come ad esempio la perdita di capelli, la fragilità delle unghie, irregolarità nel ciclo mestruale, appunto se si tratta di una donna, e un malessere generalizzato che può portare anche alla depressione. Quindi è importante, come appunto noi facciamo nei nostri centri, andare a indagare a 360 gradi lo stato di salute del paziente, in modo tale da capire se ci possono essere delle problematiche serie che possono impedire il dimagrimento, oppure che hanno portato all'accumulo di grasso del paziente. Ecco, Patrizia, tu hai avuto problemi, ovviamente ora che hai scoperto di avere un problema alla tiroide, ti rivedi in questo di cui stava parlando il dottore, questa stanchezza? Sì, assolutamente sì. Stanchezza tantissima, tanto è vero che io di attività fisica non la facevo da anni, ma mi ero prefissata di ricominciare ad abbinare l'attività fisica ai trattamenti, ma non riuscivo assolutamente a farla. Adesso Jessica mi stava proponendo questo nuovo My Wellness, così sarò monitorata 24 ore su 24 e non avrò più scuse per non fare assolutamente niente, e voglio ricominciare, mi sento un po' meglio, perché stiamo comunque con i medici tarando la cura alla tiroide, quindi però già sono migliorata, mi sento meglio e quindi pronta anche a iniziare un po' di attività fisica.
che è fondamentale. Esatto. Diventiamo anche uno stress positivo. Inteso che non è nessuna imposizione, però delle volte si entra veramente in un rapporto poi di confidenza, di, esatto, dico di amicizia, ma in caso di Patricia sì, anche di amicizia, e che voglio dire, posso dire l'età Patricia, insomma, assolutamente 44 sì, anni, ed è giusto che, anche perché noi dobbiamo essere lungimiranti alla menopausa, e adesso più che mai secondo me è importante stabilizzare il nostro peso per evitare poi di ritrovarci con un altro problema, quindi l'attività fisica è alla base, cioè è comunque quello che ci permette di stare in salute. Alla fine, se non stiamo in salute, non siamo nemmeno belle, ed è una conseguenza. Quindi è importante che Patricia adesso abbia raggiunto il suo peso, magari, se riusciamo, l'obiettivo suo è di riuscire a perderne ancora un paio di chili, ma sempre in una zona localizzata. Però se ci aiuta anche lei, e quindi gli ho parlato, come abbiamo già spiegato, di questo nuovo applicativo My Wellness, che permette al medico di prescrivere a tutti gli effetti un'attività fisica da fare all'esterno, in palestra, dove uno desidera. Uno può fare attività, basta che la faccia, che può essere la semplice camminata, iscriversi a dei corsi di gruppo, prendersi un personal trainer, poi ognuno fa ovviamente in base alle proprie esigenze e alle proprie possibilità, ma l'attività fisica non costa, perché fatta all'aria aperta non ha costo. E quindi il fatto che poi il Lab 42, quando Patricia si reca in ambulatorio, monitorizza non solo il peso e l'andamento del trattamento, ma anche l'andamento del suo allenamento, capiamo con che frequenza cardiaca l'ha fatta, per quanti minuti l'ha svolta, e queste sono indicazioni che poi lo stesso medico dà al paziente. È chiaro che per il, come ha detto Patricia, il fatto di venire ed essere costante l'ha portata ad un risultato. La stessa cosa vale per l'attività, il fatto di sentirsi controllati da noi, inizieranno a fare attività fisica, quindi avremo tutti i pazienti Lab 42 che faranno anche attività fisica. Ecco, questo controllo, come abbiamo già ripetuto all'interno delle puntate, controllo generale, aiuta anche il paziente a scoprire determinate patologie, e soprattutto aiuta voi anche a scegliere un percorso mirato, perché alcuni trattamenti magari possono, non devono essere effettuati. Sicuramente, ma qui c'è un problema di tiroide, l'alga non la possiamo comunque andare a fare, ma detto questo è chiaro che, avendo a disposizione tantissimi trattamenti, si può variare a seconda delle esigenze, delle necessità, delle problematiche di salute, tutti quelli che sono i trattamenti, le terapie necessarie ad affiancare alla nutrizione, ma anche l'alimentazione può variare a seconda della patologia o della malattia, quindi anche questo è importante. Noi spesso, durante il primo consulto, il medico e lo stesso nutrizionista chiedono sempre degli esami ematici, se sono stati già fatti dal paziente recentemente vanno bene, tante volte vengono prescritti, ma questo è a tutela anche dello stesso paziente, inteso che noi possiamo guardare una persona, ma non possiamo avere dei dati oggettivi che tu puoi solo scoprire tramite esami, test genetici. Ricordiamo che noi abbiamo anche il test genetico, che ci permette di andare a vedere un po' la predisposizione in alcuni casi di alcune patologie, malattie, ma anche proprio problemi metabolici, che sono comunque la base anche di un risultato di dimagrimento generalizzato. Ecco, volevo chiedere ancora a Patricia, per quanto riguarda l'alimentazione, la dieta che hai dovuto seguire, hai fatto fatica? Quali sono i consigli che ti sono stati dati? Allora, devo dire che in questo percorso ho cambiato 3 o 4 diete, perché siamo partiti con una dieta iperproteica per 15 giorni, poi siamo passati a un'altra tipologia di dieta. In base poi ai traguardi ottenuti, la dottoressa mi bilanciava la dieta anche in base alle mie esigenze. Quindi non ho fatto, per la prima volta non ho fatto fatica a seguire una dieta o un'alimentazione corretta, forse sarebbe anche meglio dire. È per la prima volta, sempre per il discorso che sono comunque stata sempre seguita e monitorata. Però non ho trovato proprio difficoltà ad effettuare la dieta, questa fatidica parola. Dottore, per quanto riguarda alimentazione e tiroide, ci sono consigli da dare ai pazienti? Beh, sicuramente il consiglio è quello che, se un paziente ha delle problematiche alla tiroide, è quello di rivolgersi a uno specialista, quindi all'endocrinologo, con il quale poi andrà ad effettuare la terapia più appropriata, quindi si studierà la terapia che deve essere eseguita. Poi c'è l'aspetto nutrizionale, che una volta che si è sistemato quindi quello che è la problematica che riguarda la tiroide, quindi la terapia farmacologica, si può andare a intraprendere quindi una terapia nutrizionale che sia consona al paziente e alle sue abitudini. Però non esiste
una dieta che consente di andare a trattare le problematiche riguardanti la tiroide. Quello deve essere trattata mediante farmaci. È ovvio che se poi un paziente ha determinate patologie, si cerca di andare ad affiancare alla terapia farmacologica una dieta studiata ad hoc al paziente, in modo tale che non vi siano incompatibilità tra la terapia farmacologica e l'alimentazione. Ecco Patrizia, se tu potessi lanciare un messaggio a chi ci ascolta da casa, alle donne che ci ascoltano da casa, cosa vorresti dire? Di iniziare, di buttarsi, di provare? Assolutamente sì, consiglio Lab 42, Jessica e i suoi collaboratori a tutte le donne che vogliono perdere peso o anche rimodellare il loro fisico, perché i miei erano solo 4-5 kg, ma per me erano comunque troppi, forse perché erano troppo localizzati, come erano comunque troppi, e quindi mi sono decisamente rimodellata. Quindi consiglio il laboratorio Lab 42 a tutti, soprattutto per la cordialità, l'accoglienza e la professionalità di Jessica e di tutti i suoi collaboratori medici e nutrizionisti. Sì. Jessica, che soddisfazione. Sì. Lasciatemelo dire. Sono contenta. Assolutamente. Ci avviciniamo all'estate, come ci può aiutare Lab 42? Noi tutti i mesi studiamo sempre qualcosa che accompagni il paziente, che ci possa venire comunque a trovare qualcosa di interessante. Localizzato si può, abbiamo detto di sì, si può arrivare all'estate con la prova costume in forma, siamo al limite, però iniziando subito si riesce sicuramente ad ottenere già un ottimo risultato, grazie insomma a tutte le tecniche e le terapie che riusciamo a mettere in atto. Possono trovare comunque tutte le informazioni sul sito www.lab42.it o chiamare il nostro numero verde, ecco, che lo vediamo, 800 038 441, e fissare il primo consulto, che ricordo è sempre gratuito e senza impegno, e avere tutte le informazioni a prescindere, senza obbligo da nessuna parte, però venirci a conoscere, parlare direttamente col medico e col nutrizionista riesce a chiarire e a dare le risposte più idonee ad ogni paziente. Ecco, vediamo i centri di nutrizione e medicina estetica Lab 42, Brescia, Patenghe sul Garda, Rovato, Mantova, Bergamo e Verona. Abbiamo visto che di trattamenti ce ne sono davvero tanti, ovviamente mirati alla problematica del paziente e al risultato che vuole ottenere il paziente. Io Jessica ti ringrazio, anche Patrizia per essere stata qui con noi, soprattutto queste testimonianze sono importanti, perché non sembra, ma venire qui, parlare e mostrare il prima e il dopo non è facile, però penso che sia una grande soddisfazione. Esatto. E ringraziamo anche il dottor Riccardo Midolo, medico estetico, e Jessica Altieri, titolare dei centri Lab 42. Noi ci vediamo la prossima puntata, ringraziamo i nostri telespettatori, vi auguro un buon proseguimento, arrivederci.